Diretta con Pane al Pane con Antonio Iannetta, PD, anzi meglio non PD, candidato della società civile alle primarie del centrosinistra, perché poi è l'errore che si fa, no? Associare. È un fatto importante questo. Infatti. Perché certificare anche le primarie, la loro apertura alla società civile, il fatto che si cerchi di trovare una partecipazione allargata, quindi un prepararsi poi a quelle che saranno le elezioni amministrative, coinvolgendo il più possibile il cittadino, infatti una delle parole chiave che stiamo usando è cittadinanza attiva, cioè rendere protagonista il cittadino negli interessi pubblici, la città cosa pubblica, è quello che si aspettano, pubblico, no? I cittadini. Per noi è importante, diventa comunque un passaggio straordinariamente, lo ripeto, importante. Fabrizio De Pasquale, Forza Italia, io a entrambi voglio far sentire una dichiarazione e così leghiamo, no, un po' quelle che sono state le ultime dichiarazioni di Giuseppe Sala, che ancora ufficialmente non ha detto se ok mi candido alle primarie, però insomma ha dato disponibilità, aspetterà probabilmente prima o subito dopo le vacanze di Natale per dire definitivamente che sarà uno dei candidati. E poi anche parliamo del centrodestra, ovviamente della situazione in cui è in questo momento la parte di Fabrizio De Pasquale. Dicevo, voglio farvi ascoltare una dichiarazione di Pedrazzini, capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia, che da un lato ha detto a Giuseppe Sala, cioè di essere un uomo di centrosinistra, invece a me pareva diversamente, dall'altro ha lanciato una sorta di appello a tutto il centrodestra. Ve lo faccio sentire e poi lo commentiamo. Intendo dire che sullo scenario delle elezioni prossime a Milano ci sono tre importanti schieramenti: quello di sinistra, quindi del PD, quello del centrodestra e quello del Movimento 5 Stelle. In questo scenario si colloca anche Passera, la lista di Passera. La lista di Passera che dagli ultimi sondaggi ha una capacità di consenso pari al 5/7-8%. Quindi qui una domanda è spontanea, anche perché è una cosa logica. Che senso ha una lista che si posiziona come quella di Passera a un consenso che non lo porterebbe al ballottaggio rimanere esclusa dai principali schieramenti? E allora la domanda è, ma Passera vuole fare il gioco della sinistra o vuole entrare nella coalizione del centrodestra in modo tale da cambiare il governo di Milano? E alla stessa domanda io però ho una preoccupazione. Dato che Passera è stato ministro con il governo Monti quando si è presentato ottenne lo stesso risultato con la lista civica presentata dallo stesso Monti, cioè non andò oltre il 10%, e le dichiarazioni di Monti a seguito del risultato pessimo ottenuto furono: ma io mi sono candidato per far perdere Berlusconi. E allora Passera dica chiaramente ai cittadini le sue intenzioni: vuole fare perdere il centrodestra o vuole puntare a una coalizione che possa davvero avere un risultato utile per cambiare la città di Milano? De Pasquale, parto da lei ovviamente. Sostanzialmente Pedrazzini dice da solo Passera non potrebbe fare granché, no? Perché non, insomma, non andrebbe neanche al ballottaggio, però potrebbe essere il valore aggiunto al centrodestra, cioè con il suo consenso, che comunque si sta attestando in percentuali abbastanza notevoli, potrebbe dare quel valore aggiunto al centrodestra che così potrebbe vincere sul centrosinistra. Come vede questa analisi? Ma guardi, io innanzitutto penso che il consenso di Passera nel momento in cui il centrodestra comunicherà ufficialmente qual è il suo candidato sarà destinato anche ad affievolirsi, perché comunque gli elettori in questi anni hanno sempre dimostrato di volere preferire una logica bipolare, cioè diciamo la gente sceglie o per il centrodestra o per il centrosinistra. Magari inizialmente ci sono più candidati in circolazione, poi il voto si polarizza. Quindi io penso che il centrodestra, che peraltro ha già due o tre persone che ha individuato come possibili candidati, però esattamente come sta facendo la sinistra, non ha intenzione di bruciare queste persone, magari in primario, o magari in discussioni sui giornali, perché comunque tutta questa anticipazione che c'è stata sul candidato sindaco è dovuta al fatto che Pisapia un anno prima ha detto che non si candida, altrimenti noi saremmo arrivati magari a febbraio, poi a febbraio avremmo cominciato a parlare del capo sindaco. Detto ciò, su Passera io ritengo che effettivamente deve stare molto attento. Se è in buona fede e veramente vuole portare avanti i valori,
diciamo, chi ha detto, deve fare una scelta di campo, cioè deve decidere se stare nel campo del centrodestra o nel campo del centrosinistra. A giudicare dai programmi dovrebbe stare nel centrodestra. L'importante è che non ci voglia invece far perdere presentandosi da solo, perché in queste elezioni anche magari un 2-3% può essere importante per arrivare al secondo turno o comunque per magari vincere al primo turno. Quindi è fondamentale fare delle scelte di campo. D'altronde, se uno è veramente convinto che certi valori, dalla sicurezza, la possibilità di creare posti di lavoro, eccetera, secondo me non può scegliere la coalizione di Pisapia e non può stare in mezzo, perché stando in mezzo determina solo, diciamo, la divisione del fronte del centrodestra. Iannetta, sicuramente nel centrosinistra c'è un po' più di chiarezza, quantomeno sui nomi, no, di quelli che dovrebbero essere i candidati alle primarie, tra cui c'è anche il suo, però poi tutte queste scaramucce, soprattutto tra Maiorino, Balzani, Sala, rischiano effettivamente di far perdere anche consensi, a mio parere, no? Perché c'è una coalizione di centrosinistra che sembrerebbe essere non molto unita e soprattutto non molto sicura di quello che vuole per Milano. Questa, almeno all'apparenza, è la percezione che si ha. Lei cosa ne pensa? O meglio, o potrebbe essere anche un punto a suo favore? Perché Maiorino, eccetera, potrebbero perdere in qualche modo appeal sugli elettori? Ma sicuramente è toccato un tasto importante, insomma, il fatto che ci sia un allontanamento dell'elettorato, in virtù che queste criticità e questi aspetti che legano la candidatura unicamente al nome e non ai contenuti e ai programmi. Cioè, abbiamo bisogno di parlare di come vediamo, quale sarà la visione della città dei prossimi 20 anni. Cioè il post-Expo, la caratterizzazione dei flussi turistici che non sono stati incanalati verso un vero rilancio di una città che ha grande potenziale come Milano su un turismo eccellente, quindi la creazione di posti di lavoro. Cioè, a mio avviso, bisogna entrare un po' di più sugli aspetti concreti per emozionare l'elettorato, farlo partecipare in un percorso che può essere considerato serio, importante e vero come le primarie, quindi una preparazione, come dicevo prima, in un confronto tra, non tra i candidati, ma tra le loro proposte, tra le loro idee di città. Questo fa aumentare, visto che le primarie dovrebbero servire a trovare l'uomo di sintesi che possa portare unito il centro-sinistra in una partita che avrà un risultato. E io l'ho accennato proprio in questa trasmissione, bisogna stravincere, perché ci sono state le condizioni per poter dire che questa amministrazione può continuare ad andare avanti. Chiaramente, vuol dire, ci sono persone che esprimono grande qualità e che possono essere inserite in una competizione vera. Insomma, sicurezza, che è una parola che può essere declinata in più aspetti, cioè non solo la sicurezza come sentirsi sicuri subito, no, per certo. strada, ma lei per esempio ha citato il lavoro, la sicurezza dei milanesi per quanto riguarda il lavoro, no? C'è un tasso di disoccupazione del 9% nella città di Milano, che è un record negativo, perché insomma non secondo gli ultimi dati, insomma. Guardi, io la città che vorrei è una città protetta, questo è il termine, quindi protetta. In termini concreti si traduce in aspetti che riguardano più in generale il coordinamento delle forze dell'ordine, la capacità di controllare il territorio. Cioè, abbiamo perso in questi anni, penso che questo sia un argomento importante, il controllo del territorio, quindi un coordinamento ampio tra le forze dell'ordine, le istituzioni preposte a farlo, con centrali operative capaci, con un lavoro di intelligence, anche da parte dello stesso cittadino, sentirsi più responsabile, guardare quello che accade e diventare soggetto informatore. Dall'altra parte però c'è la coesione sociale. Sì. E che è un altro pilastro importante per una città che protegge i propri cittadini, quindi associazioni, realtà, anche oratori. Creare che diventano una rete, luoghi che possa di incontro, di aggregazione, le stesse comunità straniere che fanno un lavoro sul territorio importante. E poi immaginiamo, no, a interi vie che devono ritrovare la propria vocazione commerciale, diventando comunque luoghi di incontro, luoghi luminosi. La luminosità in una città è fondamentale, immaginiamo i nostri parchi. E il tema della sicurezza anche per le donne, un tema che sto affrontando proprio in questi giorni. De Pasquale, è innegabile che per esempio Antonio Iannetta, che ha deciso di candidarsi, abbia già iniziato la sua campagna elettorale, dove per campagna elettorale intendiamo abbia già cominciato a spiegare agli elettori e ai cittadini milanesi quello che lui vuole per Milano.
Sicurezza in primo piano, penso che valga la stessa cosa per voi, però forse proprio perché tutti sono attenti alla scelta del candidato, ancora non abbiamo capito. Ecco, la sicurezza sicuramente quali sono le vostre è anche un punto nostro, ecco. Però c'è una grossa differenza fra la sicurezza come la intende la sinistra e come la intendiamo noi. Ce lo spieghi. Abbiamo fortunatamente un bel elemento di fondo di realtà su cui basarci, ed è quello che ha combinato Pisapia sulla sicurezza in questi quattro anni. Cosa ha combinato? La prima cosa che fece, disse, l'esercito non ci serve perché lui aveva paura di questi uomini in divisa, quindi la prima fesseria che potesse totale. Creare terrore un cioè, po' io sinceramente non ho mai avuto paura quando vedo un militare italiano in divisa che sta, non so, in via Padova piuttosto che al Giambellino, non ho mai pensato di avere paura per questo. Quindi primo errore di Pisapia. Secondo errore, in questi anni sono diminuiti il numero dei vigili e sono diminuiti il numero dei vigili in strada. I vigili sono diminuiti di 250 unità. Ma questo per colpa di Pisapia o per la mancanza di risorse arrivate dallo Stato centrale? Di risorse perché dello Stato centrale ne sono arrivate 300 milioni in meno, sì. Però Pisapia ci ha messo 700 milioni di tasse in più, quindi i soldi c'erano per fare questo e altro, che sono stati destinati ad altre spese che nella logica della sinistra sono prioritarie rispetto alla sinistra. Quindi c'è vigili in meno. Esercito che non c'è più e anche la polizia, addirittura c'erano stati consegnati degli uomini in più per Expo e la maggior parte di questi uomini in più adesso si è ripresi Roma per il giubileo, quindi abbiamo una mancanza totale di presidio, quindi io sono d'accordo con Iannetta che ci vuole presidio, però poi il presidio significa nella realtà uomini che stanno in mezzo alle strade. A lei fanno paura i militari in mezzo alla strada? No, assolutamente no, cioè il rapporto con le forze dell'ordine è un rapporto importante, bisogna coordinare le attività, sicuramente aspetti che riguardano la sicurezza pubblica, ma la coesione sociale, cioè il fatto che si investa in creare, soprattutto in quelle che noi definiamo le periferie che invece hanno grande energia, il tema della città policentrica, cioè tornare a investire sul territorio, tornare a investire in zone che soffrono di più su questo tema, quindi far sentire il cittadino protetto vuol dire veramente anche sapere che una società sportiva, che è il mondo che conosco bene, è anche un'agenzia educativa sul territorio, uh-huh. E quindi fare in modo che ci sia aperta, che generi consenso nella partecipazione all'attività ludico-motoria dei nostri giovani, è comunque un luogo importante per fare protezione e sicurezza. Paola Farina dalla redazione, gli aggiornamenti e poi torniamo in studio e peraltro sentiremo un esponente di SEL per capire come si porranno nei confronti.